mie patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui ancora con la mia mamma per fare, da come avete letto dal titolo, dillo tu, il video assaggi. Andrea ha fatto un altro ordine, siccome aveva finito la senape e siccome è innamorato di quella senape specifica che vende My American Market, allora mi fa: devi comprare qualcosa. Allora ho scelto altre cose per poterle assaggiare e ho detto: perché non rifare il video della seconda edizione di assaggi con la mamma? Parto con questi due prodotti che non assaggerò per il semplice fatto che questa già ce l'avevo in formato più piccolo e come vedete l'ho ricomprata gigante, e poi ho comprato la purea di zucca, mi veniva zucca, pumpkin mi veniva, e questa qua è quella famosissima che usano tutte le americane, quindi ho deciso... di comprarla per farci il pumpkin spice latte. Queste sono tutte le cose che abbiamo preso e che mangeremo oggi, li assaggeremo con voi. E inizia tu, dai. Con gli occhi... Inizio io? Sì, con gli occhi chiusi tiri su. Ma posso ravanare? Puoi ravanare, sì. Ok. Ravano questo. Yeah! E questi qua sono dei biscotti al gusto di questi cinnamon bun. Allora assaggiamo. Ok, that's ok. Allora apro. Pochissimi, mi immaginavo. Dai, insieme, dai, insieme. Allora, fuori sembra un cioccolato bianco. Questi sono sti cinnamon bites. Si sente? Cinnamon bun bites. Che buono il profumo. Cioè, sa proprio di... Sembra la candela Yankee Candle Vanilla Chai. Assaggiamo. Assaggiamo la candela. No, cioè, no. Il cioccolato bianco. Sì, però non mi piace tantissimo. Sembrano cioccolatini bianchi. Che lasciano appena appena il sapore di... Non mi piacciono. Perché mi sembra di mangiare, anche se non ho mai mangiato, quelle cose che si mettono negli armadi. No, madonna, cos'è? La naftalina. Sì. Sì, in effetti però la puzza. No. 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 Cioè, allora, se voi li mangiate, poi fate così, un rinculo di fiato. Però è vero. Tipo, così, no? Un rinculo di fiato, ma arriva la vampa anche dal naso, vedi? Arriva il sapore di cannella. Però è fortissimo, però. È cioccolato bianco, però. Cioè, io mi immaginavo qualcosa di più, non è... Non vedevo l'ora di mangiarli, i famosissimi Twinkies. Queste sono le brioche super gettonate, tipo quando ti lasciano e se li ha mangiati Twinkies mentre piangi, il gelato di fianco, che è tutte queste robe qua. Una divisa perché la vorrebbe assaggiare anche Andrea. Ok. Gnegnegne. Di coro, infatti. Modalità pappagallo. Io? Ogni volta che parlo lei... Io li ho conosciuti, a parte in tantissimi film, ma ancora di più, cioè li ho rivisti e mi è venuta voglia di assaggiarli appena l'ho visti su questo sito, dal film degli Zombieland, mi pare si chiamasse, è bellissimo quel film, io e Andrea lo adoriamo, e soprattutto il tipo che diceva: voglio dei dannati Twinkie! Sono super pieni di panna. Ciao, proprio. Oh mio Dio. No. Cioè... Questo sì. No. Wow, forse perché c'è consistenza, non lo so. Però c'è... Ma la panna cos'è? Buonissima. Questa. Non ero molto contenta perché aveva preso un'altra cosa, ma tanto tocca dopo. Sono tartine di cioccolato ripiene di burro d'arachidi, come i Reese's, ti ricordi? Che ti sono piaciuti? Sì. Solo che qui, in teoria, da come vediamo nella scatola, la confezione... Ci sono tre tipi di... Spero. Sì. Allora, sono enormi. Uno con l'Oreo, uno col brezel ricoperto di cos'è, cioccolato bianca, e uno di Smarties. Poi me lo passi. Allora, me lo mangio. Allora, non sono come i Reese's. I Reese's sono più salati, si sente di più il burro d'arachidi. Questo è troppo dolce. È un biscotto. Però non è male, sfizioso. Però a me questi dolci ultimamente mi stanno stufando. Sto andando più verso... Quelli, tipo, vedi che ho preso tutto il burro d'arachidi. Questo avrei preferito fosse stato un po' più salato, un po'
po' più burro d'arachidoso. Meno dolce. So già cosa andare a prendere perché non mi ricordo cosa c'è qua. Ah, sì. Hershey's, il cookies and cream. Anche questo super famoso, le barrette di cioccolato Hershey's. E questa qua l'ho presa alla cookies and cream. Ho paura che sia troppo dolce, vabbè, assaggiamo. Questo è il cioccolato, ci sono tutti i mini biscottini. Cin cin. Per essere cioccolato non è dolcissimo. Infatti. Questo sembra il Galak. Esatto. Che io adoro. Io adoro il cioccolato bianco, una malattia per il cioccolato bianco. E ultimamente. Ciao proprio. Mi piace, approvo. Approvo più questo che questi trio qua. Che questo trio qua. Questo no. Eh sì, dai, meglio, così ci rimane insalata alla fine, senza neanche farlo apposta. Okay. Io stavo già aprendo perché volevo assaggiare. Cicciona. Secondo me sono tipo quello lì che abbiamo assaggiato prima. Ma quello ripieno è la crema normale. Si è rotto, scusa. Basta, ci posso. Volevo metterlo nella mia agenda. Si è rotto così. Fatto apposta, dai, io cerco sempre di aprirli in maniera... Che piccoli! Allora, preferisco questo a quell'altro, anch'io. A quello grande. Beh, gli Oreo sono gli Oreo, una bomba. Però il ripieno non si sente tanto. Sono meno dolci dei soliti Oreo, che li preferisco. Quindi approvati anche questi. Cheese It! Questi qua sono gli snack, i cracker a gusto formaggio. Questi mi piaceranno tantissimo. Bella la confezione perché se ti stufi di mangiarli... Questa riesci a metterla dentro... l'agenda! Sentiamo subito appena apriamo. Puzzano. Non sento un guazzo. Non sento nulla. All'apertura si è sentito, sanno un po' di... piedi. Mettetelo vicino alla faccia, sulla faccia. Ma... intendevo tipo che ti copri la faccia no, con questo. Ok, dai. Perché se no non metto fuoco. Ma non metto fuoco lo stesso. Io ti odio! Sono delusa. Ma aspettavo fossero ricoperti. Infatti. Comunque me ne mangio una cosa. Qui ci sono dei forellini al centro. Forse potete fare delle collane, non so. Così quando siete magari al lavoro l'avete a collana. Un po' tipo possi. Opossum. Sono un po' di opossum. Possi una volta. Poi non potetti più. Loro sono il motivo per cui io ho voluto fare anche l'ordine insieme a quello che doveva già prendere Andrea. Le Cheetos. Queste qua le sento sempre menzionare da... non mi ricordo il nome. Kathleen Lights. Queste qua sono fatte al... sono al formaggio e sembrano tipo le Fonzie nostre. Ok. Dio, ma come sono... tutte, prendiamo patatine anni 90 o roba, spara flashus. Oh mio Dio. È vero, che buone. Questo mi sa che piglio il paccone la prossima volta. Voglio anch'io. Sono spiziose. Queste sì. Non abbiamo finito ancora. Sì. Ce n'è ancora una. Cioè? La ciambella! Facciamo la classifica. Quella lì si sa che è top, quindi primo posto. Questa non la classifico perché la devo ancora assaggiare. Ok. E quindi è quindi tutte le cose metto abbiamo... la salata, l'ultima. Sì. Quindi primo posto, buonissima. Primo posto insieme alla Fluff, le Cheetos. Sinceramente avrei messo al primo posto anche questi, perché i Twinkies sono i Twinkies. Io per come sono golosa la mia classifica faccio Fluff e Twinkies e Cheetos, quindi primo posto Fluff, secondo Twinkies e terzo Cheetos. Tu fai il contrario. Fluff, Cheetos e Twinkies. Sicuramente. Sì. Sì, subito dopo i Cheez It. E per ultimi questi due che fanno talmente... No, vabbè, forse questi fanno più pietà di questi. L'ultimo questo. Sì. Cioè, sono buoni. La naftalina. Però, insomma. Questi
questi qua sono i penultimi, dai. E quindi niente, questo era tutto il video con tutta questa roba. Adesso ci mangeremo. E abbiamo fatto bene tra l'altro a non pranzare, perché così almeno non ci hanno nauseato questi mix di sapori. Esatto. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se ne volete... Se ne volete altri, fate un bel pollice in su, visto che lo fanno tutti e Gloria è l'unica che non lo fa. Quindi spolliciate se volete... Ce la farò prima o poi a parlare. Spolliciate se volete vedere altri video come questo. E basta, sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'hai fatta. E vai. Ciao. Quindi niente, noi vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. E noi ci mangiamo tutti i dolci. Ciao. Leoni ruggenti. Ciao. Ciambelle ruggenti. Ciambelle ruggenti. Ciao patatine e patatini.